sconfitta in campionato, subito in vantaggio, poi cosa è successo? È successo che siamo usciti dalla partita. Siamo usciti dalla partita un po' per demerito nostro, un po' per merito dell'angolana. Oggi, a parte i primi 10 minuti, sinceramente è stata la classica giornata no, dove non siamo stati brillanti, dove anche in fase possesso non abbiamo giocato bene. Abbiamo preso il gol dell'1-1 su una disattenzione in uscita. Per oggi non è stato il miglior terreno, oggi dobbiamo essere onesti, non abbiamo fatto una grossa partita. Dispiace, però io l'ho detto prima, ragazzi, questa partita adesso, questa sconfitta è giusto che ci rimane dentro, perché le sconfitte fanno male ma anche fanno bene, perché ti fanno capire che le cose che non devi fare per vincere i campionati. Però adesso non facciamo drammi, perché di fronte a un'ottima squadra che oggi ha messo in difficoltà, soprattutto per merito nostro. Però dobbiamo guardare avanti, adesso dobbiamo pensare subito alla partita con l'Acqua e Sapone. Dopo il gol del 2-1, mancava più di mezz'ora alla fine, forse il Teramo è mancato nella reazione? Noi abbiamo reagito con molta confusione, è anche vero che il vento non ci ha aiutato, però non abbiamo giocato oggi da squadra, abbiamo puntato solo sulle giocate individuali, e questo noi non lo dobbiamo fare, perché quando giochiamo da squadra creiamo tante occasioni. Oggi abbiamo creato occasioni proprio sulla confusione, che ci sta anche per le condizioni del campo, anche per il vento, però ripeto, al di là degli ultimi 20 minuti, oggi non è stata una buona partita da parte nostra, anche per merito dell'angolana, però guardiamo avanti. Di lanci lunghi, molte ripartenze, non proprio nell'indole della tua formazione, per effetto del terreno di gioco o qualcos'altro? Ma sì, un po' per il terreno di gioco, un po' anche per le condizioni del vento, perché il primo tempo giocavamo con vento a favore e ogni volta che andavamo a indirizzare la palla in avanti creavamo sempre difficoltà a loro, visto pure il gol di Dos. Ma più che altro poi oggi abbiamo sbagliato tanto in situazioni facili, anche se vai a vedere il gol dell'1-1 loro era un giro palla tranquillo dove c'è stato un errore tecnico di Davide, però so cose che succedono. Ecco mister, però le premesse c'erano tutte oggi, no? Per venire qui e far bene, tra l'altro contro una squadra che aveva tante assenze. Allora come spiegare questa prestazione al di sotto delle possibilità della capolista? Una prestazione che in un arco del campionato capita. Abbiamo fatto 10 prestazioni importanti, oggi è stata una prestazione non importante. Abbiamo subito, però. Quindi da giustificare ci può stare, le dici? Ma ci può stare, penso nell'arco campionato ci possono stare queste partite. Dispiace quando le vai a fare, perché anche i ragazzi dentro lo spogliatoio sono tristi, perché sono consapevoli di quello che non è andato bene oggi, però dobbiamo stare tranquilli. Stiamo facendo un percorso bellissimo, è normale. Dobbiamo capire le cose che abbiamo sbagliato oggi, non le cose positive che sono state poche, le cose che abbiamo sbagliato oggi, perché quelle cose ci faranno imparare tante cose, ci faranno migliorare sicuramente la partita con l'Acqua e Sapone di domenica prossima. E dobbiamo capire che noi, è vero che siamo una squadra forte, però per noi l'atteggiamento è una cosa fondamentale. Seppur nelle difficoltà, comunque il Giulianova oggi ha vinto, ha risicchiato 3 punti importanti per riportarsi a ridosso in classifica, magari per un po' distratto il gruppo secondo te? Ma questo non lo so, spero di no, e non deve succedere questo. Noi, io dico sempre, ragazzi, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare al nostro obiettivo. Ci sta che oggi Giulianova, al di là delle difficoltà, vincesse la partita, ma come ci poteva stare anche la nostra sconfitta. Però adesso, come dico, non dobbiamo fare drammi. Una sconfitta all'arco un campionato ci può stare. La cosa positiva, per come la vedo io, è che oggi è stata una sconfitta dove il 90% della squadra ha giocato male, quindi secondo me è stata la classica giornata no. Un po' di nervosismo nel finale per l'espulsione di Esposito? Sì, però Ciccio non è che è stata una palla dove lui voleva anticiparlo ma non ha visto l'avversario. Sì, rosso di Veretto, perché l'entrata è stata brutta ma non è stata voluta. Più che altro il nervosismo finale con l'espulsione di Nicolas, perché a fine partita. Anche forse un'espulsione su Touré, che ha preso un fallo di reazione da. Quello che dice Nuan, sì, però i problemi nostri di oggi sono stati altri, ma al di là dell'arbitro, dell'espulsione, sono stati altri, che non abbiamo giocato con tanta confusione e noi questo non ci possiamo permettere.